Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti finalmente nel Let's Play su Animal Crossing New Horizons. Abbiamo aspettato questo titolo per mesi. Non è il titolo che aspettavo di più di quest'anno perché ne avevamo già parlato in altri video, ma comunque uno dei titoli più attesi da parte mia, quindi sono felicissimo finalmente di potervi annunciare che per un bel po' porteremo questo Let's Play due volte al giorno e logicamente più avanti inizieremo un po' a ridurre, ma stavo pensando di portarvi comunque almeno due video alla settimana perché è uno di quei giochi che giochi un po' ogni giorno e stavo pensando di portarvi un certo tipo di Let's Play, quindi non il solito canonico come state vedendo adesso invece, ma per capire un po' meglio questo gioco direi che questo è il genere di serie perfetta, insomma, un bel let's play blind, proprio come ai bei vecchi tempi, i let's play del 2014, anche prima su YouTube. Prima di iniziare però, siamo qua davanti a Marco e Mirko, un paio di cosette al volo. In descrizione, in tutti gli episodi, vi lascerò il link per acquistare questo gioco in digitale, vista l'emergenza che c'è attualmente, è il modo migliore per poterci giocare senza scomodare magari i corrieri che, beh, potrebbero avere dei problemi con il loro lavoro, a contatto con la gente in questo momento in Italia. La seconda cosa è che oltre ai soliti social, soliti link utili per seguirmi, per avere aggiornamenti e cose del genere, vi lascio ovviamente il link alla playlist dove caricherò ogni singolo episodio di questa serie. Quindi passateci ogni tanto perché magari vedrete nuovi video e quindi state sereni. Se state vedendo questa serie più avanti rispetto all'uscita, sicuramente ci saranno già un bel po' di video da recuperare, nel caso vi vada. Detto questo, con questo look un po', diciamo, tropicale e hawaiano, tuffiamoci con Marco e Mirko. Buongiorno, siamo veramente felici di averti qui in visita. Innanzitutto, congratulazioni. Partecipare a questa avventura è stata un'ottima scelta da parte tua. Ti diamo il benvenuto al banco del check-in dedicato al pacchetto Isola Deserta di Nook Inns. O Inch. Non so mai come pronunciarlo, se devo essere sincero, ma vabbè. Ti attendono moltissime sorprese, ma passiamo alle presentazioni. Io sono Mirko, dipendente della Nook. E io sono Marco. Voleremo sull'isola con te e ci impegneremo per aiutarti a iniziare questa avventura nel modo giusto. Pensa a noi come due soci di lungo corso. Direi che adesso comunque possiamo cominciare, che ne dici? Innanzitutto controlliamo la tua prenotazione. Ci diresti il tuo nome e il tuo compleanno? Compleanno? Allora, io userei il mio solito nickname che uso qua su YouTube perché logicamente è la cosa che più mi, diciamo, riconosce. Nickname che tra l'altro ho da prima del film, nel caso ve lo state chiedendo per l'ennesima volta. No, il mio canale esiste da prima e gioco da prima, dal 2012 uso questo nickname. Da prima del film, prima, molto prima. Comunque, passiamo al compleanno. 24 di aprile, farò gli anni. Non vedo l'ora, tra l'altro, farò una festa epica se potrò uscire di casa. Va bene, Frozen, vediamo. Ah sì, eccoti qui. Il passo successivo sarà scattarti una foto. Ah, non preoccuparti, avrai tutto il tempo che desideri per prepararti e avere l'aspetto che più ti piace. Fai con calma, noi non ci muoviamo di qui, non ci muoviamo. Allora, solitamente io andrei per Isolana, perché io solitamente uso personaggi femminili nei videogiochi. Mi trovo molto meglio con tipo le capigliature che hanno. Ma dato che Animal Crossing non cambia così tanto, a dire la verità, da quello che hanno detto posso usare anche gli abiti femminili se mi va. Purtroppo comunque non c'è troppa personalizzazione dal punto... Madò, quanto sei bello. Dal punto di vista dei capelli, come al solito, e francamente dubito che vogliate vedermi tipo così pelato. E nella webcam, facecam, con dei capelli lunghissimi, molto più lunghi di molte mie amiche. Quindi, diciamo che non ho la frangetta perché ho un ciuffo. Facciamo che a volte mi faccio i capelli così, quindi la diamo per buona, raga, la diamo per buona. Castano scuro, sì, dai, mi piaci. La pelle c'è. Gli occhi, beh, io ho gli occhi che tendono a essere un po' all'ingiù. Solitamente mi dicono che ho lo sguardo triste. Io, boh, magari sono felicissimo. Cose del genere. Quindi diciamo che questi sono gli occhi che secondo me fanno più al caso nostro. Però ce ne sono così tanti. Oddio, questi sono di Rock Lee di Naruto. Sembrano uguali. Allora, sono tutti particolarissimi, eh. Cioè, oddio, questo sembra la booty face. Sembra la booty face. Give me the booty. Allora, io andrei di questi. Sì, mi piace. Beh, il naso tondo perché ce l'ho un po' a patata io, La faccina a due punti. No, questa mi piace troppissimo. Guance di questo... C'è le guance. Il rossore delle guance di questo colore. Siamo pronti! Siamo pronti!
Benissimo, è tutto pronto. Pronto. Adesso non ci resta che aggiungere la foto ai tuoi dati. E ora è arrivato il momento di parlare dell'isola che ti ospiterà. Che emozione incredibile. Siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto per farti sentire a tuo agio nella tua nuova vita. Proprio così, anzi, se vuoi, persino il succedersi delle stagioni può essere quello che conosci. In altre parole, abbiamo isole sia nell'emisfero settentrionale che nell'emisfero meridionale. Questo ovviamente per sottolineare il fatto che mentre da noi è inverno, teoricamente in Australia è estate. Sapete, no? Gli incendi che ci sono stati, eccetera. Era perché, svariati motivi, ma principalmente facciamo un caldo della Madonna, perché è estate. Ho usato questo esempio per farvi capire perché è la cosa che ha fatto più clamore ultimamente. Logicamente, essendo le stagioni invertite, è un po' un casino, quindi metterò semplicemente emisfero settentrionale, ovvero il nostro. Ti suggeriamo di scegliere su un'isola con delle stagioni simili a quelle della tua residenza attuale. Attuale. Dimmi, Frozen, tu dove vivi? Dove vivi adesso? Adesso io vivo in Europa. Ah, bene, bene, questa informazione ci aiuterà a trovare un'isola adatta. In tal caso, noi suggeriremo di trasferirti in un'isola dell'emisfero settentrionale. Dovremmo definire altri dettagli, ma intanto sei d'accordo con la posizione suggerita? Sì. Bene, in tal caso, potrai scegliere fra diverse adorabili isole disabitate dell'emisfero settentrionale. Dunque, tutte le isole sono più o meno della stessa grandezza e anche le risorse naturali sono simili. Quindi non preoccuparti, avrai comunque spazio e comodità in abbondanza, in qualsiasi isola. Scegli pure l'istinto e scegli l'isola con la conformazione che ti ispira di più. È ciò che farei io. Ti mostreremo le mappe di alcune isole fra le quali potrai scegliere la tua futura dimora. Ah, questa è fantastica. Questa è quella che mi piace di più, probabilmente. Ha due corsi d'acqua. Cioè, nel senso, i corsi d'acqua sono sempre con due uscite. Però, vedete, tra quelle con la casetta al centro, come piace a me, e i fiumi che vanno verso il basso, questa è quella che ha più origini d'acqua. Cioè, probabilmente avrà più cascate, non lo so. Comunque, vedo più origini, vedo due buchi. Quindi, secondo me, va bene. Splendida scelta, splendida. Non vedo l'ora di fartela vedere di persona. Ah, prima della partenza abbiamo un'ultima domanda. Se potessi portare una sola cosa con te su un'isola deserta, quale di queste sceglieresti? Allora, un sacco a pelo, una lampada, del cibo, un passatempo. Ma un sacco a pelo. Capisco, capisco. Ah, scusa, chiedevo per curiosità. È una domanda standard per chi va a vivere in un'isola deserta, no? Attenzione, prego, questo è un annuncio di servizio. Il volo del pacchetto Isola Deserta di Nukins è pronto all'imbarco. I passeggeri sono gentilmente pregati di avvicinarsi al gate. Ogni tanto mi sparisce la voce, raga, non sto ancora bene. Oh, che tempismo eccellente, andiamo a imbarcarci tutti quanti insieme. Cioè, oddio, non è che sto male, oddio, se no pensate che mi stia venendo qualche cosa. No, è che ho avuto una brutta tonsillite il mese scorso. Buongiorno a tutti i passeggeri, grazie per averci scelto per questo volo del pacchetto Isola Deserta. Vi preghiamo di mettervi comodi, rilassarvi e assistere a questa presentazione della vita sull'isola. Godiamoci quindi la cutscene. Vediamo un po'. Dio mio, Dio mio. Ho aspettato mesi questo momento, mesi. L'avevano posticipato. Dannati. Mamma mia. C'è il vento. Bellissimo. Potrei piangere. Bellissimo. Tra l'altro domani è primavera. Oh, c'è una webcam con un tripiede. Sono proprio io. Bellissimo. Bellissimo. Datemene 2000 di questi giochi così. Fantastico. Semplicemente fantastico. Fantastico, cioè. Commosso. Commuovo. Da quanto è bello. Caricamento. Tra l'altro quell'aereo spacca. Lo adoro. Eccoci. Raga. Raga. Io piango. Io piango. È magnifico. È magnifico. Non
male come abitanti per iniziare. Allora, Mirko, il nostro viaggio è finalmente terminato. So che non vedi l'ora di esplorare l'isola, ma devo chiederti di pazientare ancora un pochetto. In piazza si terrà un breve corso di orientamento per dare informazioni di base ai nuovi abitanti. Sarai presente in persona a tenerlo, non puoi mancare. Noi ci stiamo andando proprio ora, quindi se vuoi seguirci, usa lo stick L. Chi sono gli abitanti? Allora, abbiamo Leopold. Muoviamoci, dai! E poi l'altro. Tamara, possiamo chiacchierare dopo. Prima vediamo cosa vogliono quei due. Mamma mia. È magnifico, è così bello. Cioè, mamma mia, non me le farà cogliere. Perché non me le farà cogliere? Muoio dentro, non me le farà cogliere. Vabbè. Eccoci. Ci siamo tutti? Sarà meglio fare un appello per sicurezza. C'è Tamara? Presente. E Leopold? Presente. E infine Frozen, naturalmente. Presente. Ottimo, non manca nessuno. Presidente, abbiamo qui tre nuovi avventurieri, pronti a godersi le loro nuove vite su quest'isola. Ecco Tom Nook. Sì, sì, molto bene. Bene, bene. Ah, sì, sì. Salve, salve, salve a tutti. Siate i benvenuti sull'isola. Mi chiamo Tom Nook e sono l'amministratore delegato della Nook Inns. Sì, sì. Allora, precisiamo una cosa. Non ho mai menzionato... Non ho mai chiamato per nome queste cose, le ho sempre lette nella mia testa, ok? Non ne ho mai parlato con nessuno. Quindi, da bambini avevamo svariate pronunce, da Tom Nook e via dicendo. Però, io lo chiamo Tom Nook. Poi se è sbagliato ditemelo, correggo la pronuncia. Però è come chi chiama Charmander, Charmander, cioè è giusto dire Charmander. Charmander è sbagliato, ma siamo abituati così per colpa dell'anime e via dicendo. Tutto quell'assieme di cose lì. Oggi iniziate una nuova vita su questa meravigliosa isola. Immacolata. Congratulazioni. Ora, questo è un pacchetto completo, sì? Perciò dei dipendenti della Nook Inns rimarranno qui. Saranno a vostra disposizione per garantire il vostro benessere e la vostra sicurezza. Ma innanzitutto occupiamoci delle questioni fondamentali. Sì, sì. Dovremmo scegliere tutti quanti un luogo speciale, tutti loro, dove mettere delle radici. Pensate anche al futuro. Con le mie conoscenze nel settore edile e nel mercato immobiliare, io potrei... Ah, ma così sto divagando. Per ora concentriamoci sulla semplice tenda iniziale. Rivolgetevi a Marco o Mirko per farvi dare la tenda in questione. E poi cercate il posto in cui stabilirvi. Ma... Parliamo immediatamente con Mirko. Ecco qui, Frozen. Una tenda tutta per te. Trovato un luogo di tuo gradimento, accedi alle tasche premendo X, poi seleziona la tenda per montarla. E non ti preoccupare, avrai modo di vedere un'anteprima di come sarà prima di piazzarla. Ti servirà un certo spazio, quindi assicurati che sia una posizione in cui ce ne sia sufficienza. Ah, giusto, adesso ti darò anche una mappa. Ah, raga, thanks. Molto gentile. Quando avrai sistemato la tenda, ti prego di tornare qui. In caso di bisogno, usa la tua nuova mappa. Bene, bene, vai pure. Ti auguro di trovare il posto dei tuoi sogni. Beh, ti ringrazio Mirko, molto gentile, ma in realtà so già dove voglio piazzare la mia tenda. E penso proprio che andrò a piazzarla qui, perché tu non ci fai niente. No, scherzo, poverino. Oddio, sai che non mi dispiacerebbe qua in zona? Allora, vediamo un po' dove... sì. Fammela vedere un attimo. Sì, 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 mi piace. Va benissimo. Quanto felice. Tra l'altro il controller è quasi scarico. Amen. Devo caricarlo. Ho piantato la mia tenda. È un primo grande passo avanti. Ma tipo, posso già raccogliere le cose? No, non posso. Non posso. Piango. Ma oddio, non c'era tipo Leopold qua? Dov'è finito? No, raga, dove siete? Dove siete finiti? Ok. Tu sei... Aspetta, non dirmelo, lo so. Ma sì, sei Frozen. Visto che lo sapevo? Io sono Tamara. Dai, animiamo un po' quest'isola. Oh, hey. Ma non mi dire, tu hai già trovato il posto ideale. Io non ci sono ancora riuscita, mi sembrano perfetti tutti. Per non stare qui a rimuginare tutto il giorno, ho preso un ramo e l'ho tirato. Ed è atterrato proprio qui. E così ho scelto questo posto. Lo so, è un metodo discutibile, ma... Che te ne pare? Pianto la tenda qui? Ma qua va benissimo, fai un po' come vuoi, a me piace. Dici sul serio? Va bene, allora cerchiamo di visualizzarle insieme. Dunque, se pianto la tenda qui, allora... Niente male, vero? Sì, direi che è perfetta. Ok, da ora in poi, questo non sarà un posto qualunque di quest'isola, ma avrà l'onore di ospitare me! Ok, un po' stupida come uscita di Tamara, però ok. Ammetto che la tua scelta non è niente male. Dai, dopo tutto la vita qui potrebbe piacermi. Ok.
Chissà come se la sta cavando Leopold adesso. Probabilmente anche lui dei dubbi. Vai a vedere se gli serve una mano. Per ora io me la caverò. Leopold, carissimo, mi fa piacere che tu voglia stare qua dalla parte opposta rispetto a dove sono io. E là, io sono Leopold. Tu ti chiami Frozen, giusto? Piacere. Gro arrivo. Hai già piazzato la tua tenda, eh? Io sono ancora alla ricerca del posto perfetto. Farò tanti esercizi aerobici, quindi mi serve aria buona. Forse questo posto potrebbe andare bene, ma non sono sicuro. Che ne pensi, Frozen? Ma secondo me va benissimo. Ah, sì, che bello. Dunque, cerchiamo di immaginare il risultato finale insieme. Se io piantassi la tenda qui... Ecco qua. Guarda che spettacolo. Dico bene? Sì. Bel colore, tra l'altro. Bene, a quanto pare questo è il posto ideale. Pianto i paletti qui e chiudo la questione. È stata una decisione difficile. Non so se ce l'avrei fatta senza di te. Ottimo lavoro di squadra. Non dirmi che hai aiutato anche Tamara a sistemarsi. Ma sei un portento. Sono appena arrivato e non ho nulla da offrirti. Ma quando mi sarò sistemato vedrò di sdebitarmi. Ok, direi che si è fatta l'ora di correre in piazza. Ok, abbiamo aiutato i nostri due coinquilini. Coinquilini. Adesso siamo qua davanti a Tom. Bentornati, spero che tutti abbiano trovato il posto ideale dove andare a vivere. Sì, sì. Avrete l'opportunità di restarci per un po', così potrete giudicare meglio se il posto è dato a voi. E ora che questa faccenda è sistemata, passiamo alle cose serie. Per esempio, alla festa di benvenuto sull'isola. La faremo proprio qui in piazza, con un bel falò. Ci servono solo alcuni materiali per organizzare la festa. Sì, sì. Visto che avremo tutti insieme qui, sfruttiamo questi preparativi per rafforzare il nostro gioco di squadra. Vediamo un po'... Mirko, Tamara, Marco e Leopold restano qui. Si occuperanno di sistemare la piazza. Io e Frozen invece raccoglieremo la legna e prepareremo anche un rinfresco. Molto bene. Ora, cominciamo. Appena puoi, avvicinati un attimo. Così discutiamo meglio della cosa. Allora, assolutamente sì. Adesso parliamo assolutamente con Tom. E vediamo cosa ci c'è di fare. Volevo solo dirti brevemente cosa ci serve per il falò. Credo che basteranno 10 rami. Li trovi in giro per l'isola. Quando ne vedi uno, premi Y per raccoglierlo. Nel mentre, esaminerò certi frutti sugli alberi che sembrano proprio delle ciliegie. Ok, allora indubbiamente non prenderò soltanto 10 rami perché visto che siamo già in giro penso di volerne prendere un po' di più. Scuotendo gli alberi? Niente? Eccoli lì. Un po' di legna ogni tanto cade. Ma prendiamo anche le ciliegie perché ha detto sai cosa? Ciliegie. Io, oh no. Oh no, vuole le ciliegie. Quindi adesso insomma... Ci portiamo un po' avanti con i task. Così, fatto fatto, sappiamo già dove andremo a parare una volta ottenuti i rami. Non so quante ciliegie mi possa chiedere, però nel dubbio ne prendo più che a sufficienza. Comunque, raga, cioè, graficamente è impeccabile. Veramente. Cioè, cosa gli vuoi dire? Non vedo l'ora tra l'altro di rimettermi a pescare e sentire i dannatissimi dead jokes che fa questo gioco. Quelle battute orribili che solitamente fanno i boomers. Però sai, è Animal Crossing, quindi glielo concedo. Glielo concedo di essere un po' boomer ogni tanto. Non credo di aver preso abbastanza rami in realtà, 5 infatti. Dobbiamo ancora fare un bel po'. Oh ma guarda, proprio qui vedo già dei pesciolini, tra l'altro, nel fiumicello, nei corsi d'acqua. Mamma mia. Allora, io l'edera la sto raccogliendo. Vabbè, edera adesso. Cioè, non so se definirla edera, vabbè. Le erbacce. Le sto raccogliendo perché poi voglio venderle a Tom per farmi un po' di cash. Cioè, è un buon modo all'inizio per farsi soldi. Secondo me. Anche vendendo le cose extra. Anche se in realtà all'inizio del gioco non c'è niente di extra. Ho detto proprio papale papale. Ok. Perfetto. Vediamo quanto ne abbiamo. 11. No. Ne raccoglierei ancora un pochino, raga. Mentre ciliegie 10, 10, 1. Quindi 21. Ok. Nice. Legno. Spostiamoci un po' qui. Ah vabbè, questo era prima. Quando mi è venuto il momento esplorativo. Il momento Minecraft lo chiamo io. O meglio, lo chiamano i miei amici. Il mio momento Minecraft. Perché, allora, vi spiego. Io per un lungo periodo della mia vita ho odiato Minecraft perché andava di moda, ok? Fino al 2013. Poi una notte mi sono messo a giocare e dalle 9 sono rimasto incollato fino alle 4 del mattino. L'ho raccontato ai miei amici e hanno iniziato a chiamarlo il momento Minecraft. Ovvero quando io mi fisso improvvisamente con un gioco e ci farmo come un animale a inizio gioco.
e mi trovo overlivellato per quello che sto facendo. Lo chiamo il mio momento Minecraft. Infatti, da quel giorno, diciamo che hanno capito che io farmo un sacco nei giochi. Cioè, mi piace proprio farmare. Dai, ma... cioè, sto raccogliendo tutto fuorché la ciliegia, ok. Le ciliegie. Bon, Tom, io ho fatto. Ah, bene. Frozen, pare che tu abbia raccolto i rami necessari a... Ne hai portato anche troppi. A me ne bastano 10. Tieni pure il resto. Sono certo che saprai cosa farne. Toh. Piglialo. Sì, ora possiamo preparare il nostro bel falò. Hai svolto l'incarico alla perfezione. Sono davvero contento di avere qualcuno che si dà così tanto da fare qui sull'isola. Per la sopravvivenza su un'isola disabitata è importante trovare qualcosa di commestibile. Mentre raccoglievi i rami, ho fatto un'attenta analisi dei frutti che crescono sull'isola. E quelli sembrano proprio ciliegie. Odorano di ciliegia e hanno il sapore di ciliegia. Quindi quelli sono ciliegi. Sono al 100% e senza alcun dubbio, senza ombra di dubbio, ciliegie. Me ne porti per favore 6? Ma cosa vedo? Hai raccolto già abbastanza ciliegie per tutti. Sei proprio la persona giusta per questi compiti. Sì, sì. Grazie mille. Puoi anche dare tutto a me. Darò subito inizio ai preparativi. Bon. Mogliamoli tutto. Credo che comunque per queste cazzine iniziali il tempo non sia reale, perché io sto registrando di mattina. Cioè, è venerdì adesso, Sto registrando il giorno di uscita. Sì, infatti. Ormai credo di aver sistemato tutto. Sì, è proprio così. Possiamo dare il via alla festa. Che bello. Raga, sono... ah! Happy. Applausino anch'io. Bene, ora posso finalmente darvi ufficialmente... Madonna, non riesco a parlare oggi. Il benvenuto su questa meravigliosa isola. Ho partecipato a svariate imprese nel corso degli anni, ma questa si prospetta come la più interessante. Gettare le basi per la creazione di una nuova comunità metterà a dura prova il mio senso per gli affari. E forse anche le mie capacità di adattamento alla vita nella natura, chi lo sa. Ammetto che non ci sono tanti abitanti quanti ne avevo previsti, ma questo vuol dire solo che ci toccherà rimborcarci le maniche e dare il massimo. Sono sicuro che lavorando sodo trasformeremo quest'isola deserta in una... tecnicamente non possiamo più definire quest'isola deserta, ma come possiamo chiamarla? Fiuto una grande opportunità. In qualità di primi abitanti dell'isola saremo noi a darle un nome. Nel rispetto della democrazia metteremo le proposte al voto. La maggioranza vince, va bene? Adesso ognuno deve pensare a un nome da proporre. Poi passeremo alle votazioni. Allora, questo nome mi è stato consigliato da Fra54 nella sezione community del canale e mi è piaciuto tantissimo da subito. Ha unito semplicemente il mio nickname, Frozen, a Tropical, perché questa è un'isola... cioè, è tropicale, capito? Sta di vacanza, le palme. E quindi ha fatto Fropical. E io, no vabbè. Allora. Ha scritto Fropical Standard. Cioè, guardate quanto è bello anche scritto così male. Con due E. L'ho scritto Fropical Standard, così. Cioè, a me piace da morire. È bellissimo. Non ci sono i simboli, tipo il cuore... qualcosa, non so, qualcosa di decente, perché lasciarla così un po' mi spiace. Così, Fropical. Va, wow, che bella. Grazie Francesco, se ti chiami così, ottimo. Bene, bene, siete pronti tutti? Allora, che ognuno gridi la propria proposta, contemporaneamente. Pronti? Via! Festisola, Marcopoli, Civita Stellina. Che idee splendide, sono tutti degli ottimi candidati. E ora passiamo al voto. Io dirò i nomi uno dopo l'altro e voi applaudirete a quello che preferite. Comincerò con la proposta di Frozen. Frozen ha suggerito Fropical. Anch'io. Che entusiasmo. Tutti si sono spellati le zampe dagli applausi, nessuno escluso. A questo punto direi che siamo tutti d'accordo. Possiamo considerare Fropical il nome ufficiale. Che storia. Tamara top. Fantastico, allora da questo momento in poi la nostra isola si chiamerà così. Bene, bene. Frozen, te la cavi proprio bene a inventare nuovi nomi, come hai dimostrato con Fropical. Perciò vorrei coinvolgerti quando sarà necessario a prendere decisioni importanti per l'isola. Ti nomino ufficialmente portavoce dell'isola di Fropical. E ora, potresti dire a tutti un paio di parole in questa tua nuova veste? Un paio di parole. Dunque, abbiamo deciso il nome per l'isola ed è detto il nostro portavoce. È stata una giornata ricca di avvenimenti e si sta facendo tardi. Concludiamo con un bel brindisi. Ed eccolo qui il nostro drink. Avete tutti la vostra bevanda? Sappiate che si tratta di succo fresco di ciliegia ottenuto dai frutti raccolti oggi stesso dal nostro portavoce. E adesso, senza ulteriori indugi, brindiamo! Auguro tanta felicità agli abitanti di Fropical. A noi! Ok.
Che bello. È tutto così tenero. Poi il fuoco è fatto da Dio dietro. Non volevo dirvelo prima. Però, cioè, guardate qua. Chi è che sta suonando? C'è la radio. C'è, no, vabbè. Hanno messo la musica di default. Che bomba incredibile. Aspetta, ma se parliamo di nuovo con Tom Nook? Ah, Frozen, spero che ti stia divertendo. Se la stanchezza comincia a farsi sentire, puoi ritirarti nella tua tenda. Restiamo qui noi a badare al falò. Ottima idea. Cos'è? È la tua branda da campeggio. Mettila nella tua tenda e potrai coricarti comodamente. Ci sono anche alcuni pacchi nella tua tenda, contando diversi oggetti utili. Per aprire i pacchi e utilizzare gli oggetti all'interno, premi A. Quando vuoi distenderti, usa lo stick sinistro per metterti a letto. Domani avremo molto da fare, perciò stanotte riposa più che puoi. Con questo per ora è tutto, sogni d'oro. Allora, sì. Mi ci tuffo. Facciamo un bel riposino. E ci lasciamo, ragazzi, qua. Dentro la tenda. No, anzi, no, non dentro la tenda, perché francamente mi sa che non è proprio il massimo. Ok, oi, abbiamo una tenda. Cioè, abbiamo una tenda. Cosa sto dicendo? Abbiamo una radio. Spegni. Fingiamo che io tipo voglia girarla. No, vabbè. La musica. Sì! Abbiamo la lampada. Abbiamo luce. Adesso mettiamo la nostra branda da campeggio. Va, che bello. Proprio bello. Cioè, allora, aspetta. Quindi io, se ti passo, la riprendo. Posso riposizionarla. Cioè, posso anche cambiarlo mentre è fuori. Però così è più carino. Nuovi orizzonti attualmente in esecuzione. Ragazzi, come primo episodio non male. Vi aspetto nel prossimo, che uscirà anche questo oggi, venerdì 20 marzo. Lo troverete nella playlist il prima possibile. Vi ringrazio per la visione e a breve continueremo la nostra avventura. Dal terzo episodio penso ci saranno più tagli, molti più tagli. Ho voluto comunque mettervi la parte integrale perché è l'inizio. Comunque vi ringrazio per la visione dopo aver tirato l'ennesima sberla al mio pro controller e vi aspetto nel prossimo episodio. Vi ricordo in descrizione tutti i link utili per comprare il gioco, la playlist, i social. Mi raccomando, non mancate assolutamente. Alla prossima.